solitario, testardo, anticonformista, arrogante. Mi definisco così. Nei miei box le automobili vengono parcheggiate in maniera che quando apri la Claire devi vedere il sedere. Io mi sento al massimo soddisfatto quando guido una macchina di quelle perché so la storia dell'Alfa Romeo. Sono affascinato da questa cosa dell'artigianato del collaudatore che doveva deliberare la macchina. Doveva guidarla con le mani e con i piedi e doveva dire sì, la potete vendere così come dico io. Stefano in arte stizzo, una bottega di tatuaggi, ecco, la definisco io. Non si parla di arte fondamentalmente, non è uno studio, non è una galleria d'arte tradizionale, è una bottega dove si fa del lavoro artigianale al 100%. Durante gli anni delle superiori non ho mai smesso di disegnare perché mi interessava, mi piaceva, mi divertiva, era tutto quello che volevo. Quello che ricordo di quegli anni lì è che comunque oltre alla bellezza dello scoprire il fascino di questo mondo c'è stata una sofferenza totale. Non avevo l'appoggio di nessuno, quindi per anni ho fatto doppio lavoro, però la sofferenza era dovuta anche dal fatto di avere una fame totale. Sono andato subito negli studi quelli più potenti, con la faccia tosta da ragazzino a chiedere se potevo lavorare. Ho sviluppato uno stile di tatuaggio molto vicino al tatuaggio classico europeo per trovare un mio stile personale e ce l'ho fatta. Io non sono mai soddisfatto appieno del mio lavoro e ho capito che questa cosa qua fa parte dell'avere successo. Il significato della parola successo non riesco a darlo, ma io riesco a guardarmi solo queste mani qua e ringraziare per quello che ho fatto. A volte mi rendo conto di quello che ho fatto di buono quando me lo dicono gli altri e me lo sbattono in faccia. Quello che mi preoccupa a me per il futuro è, ma io sarò contento ancora delle robe che faccio, fra 10 anni avrò ancora voglia. Perché comunque noi italiani da che mondo in mondo non ci accontentiamo di ricopiare basta qualcosa, dobbiamo personalizzarlo, ci piace dare cuore alle cose che facciamo. Spero di essere considerato come un artigiano vero e come serietà e professionalità nel lavoro. E soprattutto da me stesso, spero di essere fiero di me, ecco, finora lo sono stato. Essendo appassionato così tanto a questo lavoro, avendo 3 figli, non ho poco tempo per me stesso, cerco di non lasciarmi andare, di non trascurarmi, di curarmi sempre, soprattutto nel vestire e nell'aspetto fisico. Quindi i capelli soprattutto, la barba, anche se ne ho poca, però ce l'ho qua. Una serie di fattori fanno sì che comunque la mia passione bruci sempre. È la stessa passione che ho quando tatuo e quando disegno. Forse quando disegno ancora di più, perché il disegno mi rimane a me. Invece il tatuaggio va via col cliente.